scena nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Eraclea Minoa, la prima rappresentazione dei Teatri di Pietra 2007, la prestigiosa rassegna teatrale che promuove il riuso dei teatri antichi. Ancora una volta Eraclea Minoa al centro del Mediterraneo, punto d'incontro tra diverse culture con La Duna e il Falcone, un'opera di danza teatro e canto nata dall'incontro tra Aurelio Gatti, il direttore artistico dei Teatri di Pietra, e il regista Seth Beten durante lo studio sul patrimonio archeologico e monumentale dell'Italia e della Giordania. Uno spettacolo che raccoglie e propone il senso di quei luoghi di storia per restituire ai siti la dovuta centralità per una ritrovata cultura mediterranea. Attraverso l'arte del falcone, punto d'incontro tra il mondo cristiano e quello arabo, si dipana una visione in cui lo scontro segue le sottili linee del confronto e l'integrità dell'uomo passa attraverso la sua appartenenza alla terra e al cielo. La falconeria era il divertimento più in voga presso i gran signori del 1200, una tecnica di caccia basata sull'uso dei rapaci. L'imperatore Federico II di Svevia ne era talmente appassionato dall'avere composto un intero trattato sulla falconeria, l'arte del cacciare con gli uccelli. Il falconiere ideale doveva possedere una perfetta padronanza di sé, solida intelligenza, acuta memoria, coraggio e tenacia, tutte quelle qualità necessarie a superiori servizi di Stato. Per Federico II di Svevia l'arte della falconeria esigeva uno straordinario esercizio, la forza di domare con la sola superiorità dello spirito gli uccelli rapaci, gli animali più liberi e nobili del creato. E questa la storia raccontata mirabilmente dalle danze dei canti, dalle scene della Duna e il Falcone, molto apprezzata dal pubblico di Eraclea Minoa. Il prossimo appuntamento è il 21 luglio con Edipo e la Sfinge, con la regia di Manuel Giliberti. Le gambe, le assomiglie.